Peggy 18. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever finding the story. This is not the story you want it to be. This story will eat you alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Il 2023 non smette di stupire con le uscite videoludiche, soprattutto ora che sta per giungere la fine. E dopo meraviglie come Zelda, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2 e Starfield, esce un'altra stella del firmamento. Questa volta nell'ambito degli horror psicologici. E no, non sto parlando di Resident Evil 4 Remake. Ma prima di annunciare il gioco, anche se dalla descrizione e dal titolo sapete già di cosa sto parlando, andiamo per gradi. 2010. No, ancora più indietro. 1996, con uno dei giochi che ha fatto nascere la nostra prodigiosa star, di cui parliamo oggi, Remedy. Remedy, in quel lontano 96, creò Max Payne, un videogioco tanto libero quanto problematico per il basso budget, che però li rese famosi. Ricordiamo che gli attori all'interno del gioco sono proprio gli sviluppatori stessi, e il protagonista è proprio il famoso direttore creativo, Sam Lake. E da lì Remedy iniziò a creare perle. Max Payne 2, Quantum Break, Control. Tra le loro avventure passate ci fu anche un gioco che ha cambiato per sempre il mondo dei thriller horror, Alan Wake. Era il 2010 quando uscì questo magnifico gioco che, guardandolo adesso, fa pensare a come tutto è cambiato in meglio o in peggio. Tutto dipende dai punti di vista. In ogni caso, Alan Wake ha cambiato il mondo delle storie videoludiche e sta per cambiarlo ancora. Dopo 13 anni, ecco a voi. Nuova opera della Remedy, finanziata da Epic Games, che ha dato ai ragazzi di Sam Lake una libertà mai vista prima, sia nell'ambito grafico, sia nei gameplay e sia, soprattutto, nella storia. Alan Wake 2 si presenta con qualcosa di fuori di testa, con qualcosa di grosso, che unisce live action con giochi in maniera sublime. Sappiamo che i ragazzi di Remedy amano fare ciò, visto che hanno già fatto questo con opere come Max Payne, Alan Wake e molte altre loro opere. Riesce a farlo senza problemi di nessun genere, mettendo fluidità e originalità in esso. Ogni cosa è perfetta. Musica, interpretazione, storia, gameplay, grafica, ambientazione. Le uniche pecche forse è proprio la grafica, che essendo molto pesante può creare dei problemi nelle schede grafiche al di sotto della RTX 2050. Sì ragazzi, i requisiti sono fuori di testa, ma se guardate il gameplay capite anche il perché. E potrebbe dare dei bug grafici o dei bug di rendering nelle mappe, ma nulla che una buona patch possa risolvere. Oltre a quello, uno dei problemi minori che potrebbe dare fastidio a poche persone è la mancanza del doppiaggio in italiano, cosa presente nelle altre opere Remedy, ma questo non bisogna darne colpa alla casa sviluppatrice, ma ad altro, di cui parlerò magari in un video futuro. In ogni caso, il gioco, anche se nell'ambito di bug e glitch non risulta perfetto, riesce a creare qualcosa di magnifico e originale, dando ai giocatori come me, che amano le trame, qualcosa di rinfrescante e originale, allontanandosi dal solito buono contro cattivo, cattivo muore e buono vince, ma qualcosa che fa dubitare anche il giocatore stesso della propria realtà. Oltre a un nuovo metodo di racconto, Remedy decide anche di sperimentare ancora di più, inserendo all'interno dell'opera quello che aveva già iniziato con Control, un universo vero e proprio, che collega queste due opere in un mondo vasto e complicato, fatto di mostri e di spirali. Se siete nuovi nel mondo di Alan Wake o dei giochi Remedy, non vi preoccupate, Alan Wake 2 vi darà una mano per capire la storia intorno e vi farà entrare tranquillamente in questo mondo strano e folle. Ma per tutti quelli che hanno giocato ad ogni opera di Remedy, benvenuto nel mondo perfetto, dove ogni piccolo dettaglio può crearvi teorie che quelle complottistiche sembreranno semplici storie della Disney. Quindi allacciatevi le cinture e preparate il cervello, perché quello che avete davanti non è un gioco, è un'opera d'arte.